Lo avevano preso il 3 settembre del 2017 in un lussuoso hotel di Montevideo dopo 23 anni di latitanza. Rinchiuso nel carcere centrale della capitale uruguayana in attesa dell'estradizione in Italia, il 24 giugno del 2019 Rocco Morabito, detto Tamungà, era riuscito a evadere con altri detenuti e aveva ripreso la vita di sempre, di super broker della droga tra ricchezze e agiatezze. E come allora in Uruguay lo hanno riacciuffato in un altro hotel, stavolta a João Pessoa in Brasile. Con lui è stato preso un altro latitante di rilievo, Vincenzo Pasquino. Lo hanno stanato i carabinieri del ROS con FBI e DEA statunitense, che gli davano la caccia con l'attenzione che meritava un boss come lui, il Matteo Messina Denaro dell'Andrangheta. E non a caso, nell'elenco dei latitanti più pericolosi, era appena dietro all'imprendibile capo di Cosa Nostra trapanese. Rocco Morabito, 55 anni, è considerato il più famoso narcotrafficante andranghetista di sempre. Deve scontare condanne per 30 anni di carcere che gli sono state inflitte dalla Corte d'Appello di Milano, dove si era trasferito ancora giovanissimo e da dove ha gestito i suoi traffici di droga, con la forza ereditata dal clan di famiglia che ha segnato la crescita dell'andrangheta in Italia e nel mondo. Partito da Africa in Calabria, è diventato così potente da indurre i cartelli sudamericani ad affidarsi a lui per trasportare quintali di droga in Italia e in Europa. Lo avevano infine arrestato, nonostante i documenti fasulli di un anonimo imprenditore uruguaiano, Francisco Capelletto Sousa, ma con un'evasione clamorosa da film, salendo sul tetto del carcere, saltando nell'abitazione vicina dove alla proprietaria aveva chiesto tutti i soldi che avesse, si era scusato e poi sparito. Si è nascosto in Brasile, ma non è servito. Lo hanno preso di nuovo grazie a un lavoro di gruppo del progetto ICAN del Ministero dell'Interno, condotto dall'Interpol, e stavolta si spera che non se lo facciano più scappare.